Stavo guardando un grafico, adesso lo vedremo anche insieme, dove insomma non sono buone notizie, non ci sono buone notizie, ma lo vediamo subito, cominciamo con la sigla, vai! Buongiorno, 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 ben ritrovati a questa video analisi dedicata alle principali materie prime che vedete anche sparse per il mondo, soprattutto questi barili di petrolio che sono bloccati sulle navi petroliere lì al canale di Suez. E mi raccomando, sopra sul ticker, stai già leggendo, eccolo lì, un buono Amazon di 150 euro, ripeto, 150 euro, eccoli qui. Tanti buoni Amazon per te, tu che sei iscritto o se non sei ancora iscritto, fallo subito alla Trading Zone, che è un servizio gratuito dove puoi creare, adesso te la faccio vedere, la tua postazione di trading e in più per festeggiare il primo sponsor ufficiale della Trading Zone, ovvero trade.com, per i clienti di questo broker iscritti anche alla Trading Zone ci sono 100 buoni Amazon. Questo è il limite, si comincia con 100, poi vedremo se ce ne saranno altri. Quindi per aprire un conto con trade.com è sufficiente un deposito minimo di 500 euro, 10 operazioni, un minimo di movimentazione a prescindere, senza un volume particolare, quindi basta che fai, chiudi 10 operazioni, mi mandi l'email e potrai quindi essere, se sei tra i primi 100, potrai ricevere un buono Amazon, ripeto, 150 euro. Tutto è scritto qui, vieni, allora vieni nel mio sito, nella descrizione sotto di questo video trovi il link che ti rimanda proprio alla pagina del mio sito, ti registri gratis alla Trading Zone, poi vieni in alto a sinistra nel menu, qui buoni Amazon, è scritto qua, c'è anche l'icona del regalo, clicca lì, segui la procedura, il link per aprire il conto devi usare necessariamente quello e poi insomma. Sì, tra i primi 100 ce ne sono ancora tantissimi, quindi ce ne sono ancora tanti a vostra disposizione. Poi puoi usare i servizi della Trading Zone, i grafici, vedete anche intraday, cerca tra ICFD, vedete tra altre cose c'è una possibile candela verde Aikinashi intraday che potrebbe invertire il trend di giornata intraday, mi riferisco. Poi c'è data flash con i dati macroeconomici, il temporale, poco fa mi ha avvisato che è uscito un dato, c'è una vocina in inglese che dice 10 minuti, 30 secondi, 5 secondi e te lo dà in tempo reale, le chat room, il cuore pulsante della Trading Zone, facciamo anche i meeting tutti i pomeriggi dalle 15 alle 17, insomma, quindi ci sono tanti servizi a tua disposizione completamente gratuiti. I servizi premium sono a pagamento, ma si possono avere gratis anche quello, ma il grosso dei servizi della Trading Zone è completamente gratuito. E allora, prima di vedere i grafici, andiamo a fare un salto, vediamo quella che è la situazione, che ancora non si sblocca lì al canale di Suez, stanno smontando tutto per rifarmi allineare, passare, insomma, questa nave che da ieri sta bloccando un importante snodo, vie di comunicazione. E qui all'interno di questo articolo c'è proprio un bel, guardate qui come viene rappresentato, direi che... Guardate, quando a un certo punto boom, si blocca tutto. Quindi vedete quella striscia lì, sembra una piccola striscia, invece, eccolo lì, guardate, riparte, riparte e quindi si blocca nuovamente. Incredibile, incredibile come insomma sembra così irrilevante, e invece è fondamentale. Rende, direi che è bellissima questa GIF, questa immagine, rende benissimo, rende davvero molto bene l'importanza di questo canale di Suez. E allora, cosa potrebbe generare un crollo del 15%? Premessa, è una considerazione prettamente grafica, quindi guardando solo il grafico, studiando quanto accaduto in passato e presumendo che possa ripetersi in futuro, perché è veramente balza all'occhio. Ieri notavo questo mentre facevo anche l'articolo dedicato ai certificati nel mio sito, e anche nella Trading Zone c'è la sezione dedicata ai certificati in cui parlo dei turbo open end, che sono degli strumenti che permettono di investire su vari mercati senza disporre di capitali eccessivi, con un importante effetto leva. E andiamo a vedere, il grafico è gold, quindi oro, oro,
oro che in questo momento ha una impostazione ai chinashi al ribasso, così come si può vedere qui con la candela rossa del 23 marzo, quindi da ieri al ribasso sotto questa resistenza 1744,86. L'oro veniva da un rialzo, un rimbalzo da questo livello dei 1681,63. Questi due livelli, andando, stendendoli all'indietro, ecco dove siamo in questo momento. Non so se riuscite a vedere esattamente la fase laterale, spesso e volentieri il gold si addormenta per poi ripartire di solito al rialzo, e visto che fino ad agosto dell'anno scorso ha aggiornato il massimo storico, è una zona che io ho evidenziato in giallo, dove proprio dove siamo adesso faceva ping pong, ha fatto ping pong tra questi due livelli, all'epoca poi esploso al rialzo, esploso, quindi ce l'abbiamo l'esplosione, ovviamente quindi esploso al rialzo, ha fatto boom praticamente da lì ed è andato a fare i nuovi massimi storici. Adesso però veniva dal basso. Ci vuole la musica, lo so che ci vuole la musichetta qui. Gold all'epoca veniva al ribasso laterale e poi esploso al rialzo ed è andato a fare i nuovi massimi storici agosto 2020. Poi da allora ha ritracciato e sceso, ora si era fermato momentaneamente sul supporto 1681, ha disegnato questa candela rossa, ci sta che adesso, studiando quanto accaduto in passato, che non è garanzia ovviamente per il futuro, ci sta che possa fare, quindi prendere questo andamento laterale, fare trading range, giocare a ping pong, diciamo così, tra questi due livelli, per poi ora come ora sembrerebbe più orientato a ribasso, perché all'epoca veniva da giù e andò verso su, quindi un trend che era rialzista dopo questa fase laterale. Adesso siamo in un trend ribassista che proviamo da allora, e se effettivamente verrà giù così come sembra in questo momento e dovesse andare poi chissà fino a 1470, dai 1730 che siamo adesso, 15%, quindi mia, basta, stava prendendo veramente una piega troppa suspense in questo momento, poi non voglio assolutamente incutere, dare pressioni psicologiche, quindi ci vuole un po', facciamo tutti insieme un po' di respirazione. Oh, eccola qua la signorina yoga, sì, facciamo un po' di respirazione. Quindi però insomma salutiamo, grazie, la salutiamo, quindi non lo so, mi ha colpito questo solo grafico, togliendo il discorso del dollaro, possibile rafforzamento del dollaro, il discorso inflazione che ha un impatto notevole ovviamente sulle quotazioni del gold, così guardando solo il grafico, un'analisi solo guardando questo chart daily. Petrolio, alta volatilità sul petrolio dopo il calo della seduta del 23 marzo, meno 6%, ieri ha fatto più 6%. Direi insomma intraday è bello per chi fa intraday, oggi torna il rosso, quindi fa meno 1%, c'è una candela verde, quindi uno dice potrebbe esserci un alert, attenzione alert, e invece io dico di no, aspettate, stop, fermi tutti, calma e sangue freddo, la signorina yoga la lasciamo stare tranquilla, perché candela verde deve essere confermata in una seduta in cui chiude con il segno positivo. Se dovesse quindi questa sera terminare le contrattazioni con questo calo che si vede adesso, non sarebbe valida, come se fosse rossa praticamente quella candela, quindi però attenzione, perché è una bella zona, l'ho fatto notare in passato, da dove potrebbe ripartire al rialzo, però mi serve la candela verde in una giornata in cui chiude con il segno più. Vediamo altri asset, silver, l'argento, quindi si conferma al ribasso ancora, eccolo lì quando si parla di ribassi, mentre il platinum più 0,32 ma ancora al ribasso, gas naturale meno 0,40, è lì che sembrava con la candela verde del 22 marzo
marzo che potesse ripartire al rialzo, per il momento non c'è stata l'auspicata reazione, ma resta la view rialzista fino a quando non c'è una chiusura giornaliera sotto i 2.458 che si vede qui su questo grafico. Copper meno 1.24 e sta spingendo, spinge al ribasso anche il Copper, e occhio che se cede questo livello, graficamente parlando, potrebbe anche estendere un ulteriore movimento all'ingiù, così come sta guardando il paracadutista. Palladium invece resta al rialzo, Palladium al rialzo, ben impostato al rialzo, con il livello più in alto era verso, eccolo là, quello dove chissà se effettivamente ce la farà ad arrivare verso quella zona grafica. E si ferma qui, si ferma, si chiude qui questa video analisi dedicata alle commodity. Mi raccomando, ti aspetto nella Trading Zone. Grazie, arrivederci.